Mezzanotte 58, ultima edizione del nostro telegiornale. Buonasera, cominciamo subito dai fatti di Macerata, una giornata di terrore, di caccia al nero da parte di Luca Traini, 28enne di estrema destra, che prima di arrendersi ha sparato in giro per la città colpendo soprattutto persone di colore. Vediamo subito il servizio, la ricostruzione dei fatti. Si è avvolto in una bandiera tricolore, ha fatto il saluto romano, ha gridato l'Italia agli italiani e si è arreso. È finita così a Macerata una folle giornata di terrore e odio razziale. Luca Traini, 28 anni, nato a Tolentino, una svastica tatuata sulla tempia, un passato nell'estrema destra, candidato per la Lega nel 2017 a Corridonia, nel maceratese, raccogliendo zero voti, per due ore dalla sua auto ha sparato per le vie della città, contro i negozi, la sede del PD, ma soprattutto mirando tutte le persone di colore che gli passavano davanti. Poteva fare una strage. Il bilancio è di 6 feriti, 2 gravi. Ha battuto anche tutte le strade legate al caso di Pamela, la giovane uccisa da un nigeriano, ma secondo gli investigatori tra Traini e la 18enne non c'era nessun rapporto. Forse la sua morte gli ha scatenato qualcosa. Chi lo conosce dice che era stato anche da uno psichiatra, abbandonato dal padre da piccolo, poi cacciato di casa dalla madre, ora viveva con la nonna. Questa mattina, dopo le prime segnalazioni, il sindaco di Macerata ha invitato tutti i cittadini a rimanere a casa, gli studenti nelle scuole, pattuglie ad ogni angolo della città, ore di terrore, fino a quando non si è sentito braccato e allora è sceso dalla macchina e si è fatto ammanettare. «Ho fatto quello che dovevo», ha detto in caserma. Nella macchina ha lasciato una tuta mimetica, dei fogli e la pistola, una semiautomatica detenuta legalmente. Siamo di fronte ad una iniziativa criminale individuale, preparata e progettata. Gettata, ha detto il ministro Minniti. Quello che è successo avveniva esattamente nello stesso momento in cui il GIP stava ascoltando, quantomeno provava ad ascoltare perché si è avvalso della facoltà di non rispondere, Innocent Osegale, il 29enne nigeriano, che è accusato di omicidio, vilipendio di cadavere e occultamento di cadavere di Pamela Mastropietro, la ragazza di cui avete sentito di nuovo parlare anche nel servizio. Il fermo è stato convalidato, quindi Osegale resta in carcere. Questa vicenda, tutto quello che è successo oggi a Macerata, e come avete sentito anche dal ministro Minniti, non poteva non avere dei riverberi, delle conseguenze a livello politico. Vediamo cosa è successo. Al termine di un vertice sulla sicurezza, il ministro dell'Interno Minniti dice: nessuno cavalchi l'odio, la contrapposizione di fronte ad un fatto grave che poteva essere gravissimo. Auspico una risposta ferma e unitaria da parte di tutti. In giornata era intervenuto anche il Premier Gentiloni. I delinquenti sono delinquenti e lo Stato sarà particolarmente severo verso chiunque pensi di alimentare una spirale di violenza. Matteo Salvini prende le distanze dall'attentatore Traini, già candidato leghista al Consiglio Comunale di Corridonia, ma non rinuncia alla polemica. Chiunque spara, dice, è un delinquente, responsabile morale di ogni episodio di violenza che accade in Italia e di chi l'ha riempita di clandestini. La reazione deve essere democratica, pacifica, deve essere di governo e non di violenza. Per Silvio Berlusconi si è trattato del gesto di uno squilibrato, ma non può essere ricondotto ad una lucida connotazione politica. Da sinistra Pietro Grasso, leader di Liberi Uguali, attacca Salvini. Chi come Salvini strumentalizza fatti di cronaca e tragedie per scopi elettorali, dice Grasso, è tra i responsabili di questa spirale di odio e di violenza. Mentre il segretario del PD, Renzi, fa appello al senso di responsabilità di tutti e dice: tenere alta la polemica verrebbe facile, ma sarebbe un errore, è tempo di calma e responsabilità. La pensa così anche il pentastellato Luigi Di Maio, che chiede a tutti i partiti di fare silenzio su quanto accaduto a Macerata. Adesso andiamo negli Stati Uniti e ci occupiamo della nuova strategia del Pentagono, ovviamente indirizzata da Donald Trump, una strategia che riporta indietro rispetto a quella che era stata quella portata avanti da Barack Obama. Stiamo parlando dell'arsenale nucleare, ci saranno nuovi tipi di armi, di bombe più piccole ma non meno pericolose, anche perché gli Stati Uniti in questo momento vivono una vera e propria paranoia nei confronti di quelli che potrebbero essere gli attacchi dalla Corea del Nord e non solo, perché poi c'è in primo piano anche una paura da parte di quello che potrebbe accadere con la Cina e con la Russia. Quest'ultima ha detto, per bocca del portavoce del Cremlino, siamo pronti a reagire di fronte a questa ostilità antirussa. Vediamo.
Donald Trump ridefinisce la strategia nucleare americana. L'ammodernamento e rafforzamento degli arsenali con mini testate a basso potenziale dagli effetti certamente devastanti ma non catastrofici. Ordigni più facili da trasportare rispetto alle superbombe, più semplici da azionare e per questo più efficaci come deterrente contro possibili attacchi da parte di paesi stranieri. Una pietra tombale sugli sforzi dell'amministrazione Obama di contenere il numero delle atomiche fino ad arrivare alla loro eliminazione. Il Pentagono cambia completamente rotta e si prepara a fronteggiare nei prossimi anni le minacce che arrivano innanzitutto dalla Corea del Nord e che stanno provocando una certa paranoia tra gli americani che temono un imminente attacco sul suolo statunitense. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Trump ha detto di voler rendere più forti le forze armate per difendere l'America da qualsiasi tipo di aggressione e parlava anche a Russia e Cina. Gli scenari a livello mondiale sono infatti mutati velocemente negli ultimi anni. Mosca è riemersa come possibile antagonista sul nucleare e anche Pechino sta investendo molto sul suo arsenale. Il Pentagono avverte i potenziali nemici che gli USA potrebbero rispondere con armi nucleari anche nel caso fossero attaccati con armi convenzionali, ma non specifica in quali circostanze. Adesso ci occupiamo di calcio, campionato di Serie A, 23ª giornata, oggi ci sono stati due anticipi, vediamo com'è andata. Nemmeno stavolta l'Inter è tornata a sorridere, l'attesa vittoria necessaria per interrompere un digiuno di successi che dura da 8 gare non c'è stata. La Lazio rimane terza con un punto di vantaggio sui nerazzurri e la possibilità di allungare battendo il Genoa nella sfida dell'Olimpico di lunedì sera. A piegare la resistenza del Crotone, pilotato dell'ex Zenga, omaggiato dai tifosi di una volta, è stato Eder, che ha sostituito nel modo migliore l'infortunato Icardi, un sussulto vincente nel mezzo di una partita che gli uomini di Spalletti hanno giocato male. Manovra lenta e non è certo una novità, meglio sul piano del gioco il Crotone, che ha trovato il pareggio meritandolo con un guizzo di Barberis nella ripresa. Inutile l'assalto finale dell'Inter. La 23ª giornata è iniziata con lo splendido anticipo Sampdoria-Torino, finito con un giusto pareggio. Una punizione di Torreira ha rotto l'equilibrio, feroce la reazione granata, finalizzata dalla rete di Acqua. Meno bellezza nella ripresa, con lo stesso Acqua espulso per doppia ammonizione e Mazzarri per proteste. Ora la Sampdoria è a 3 punti dalla Roma, impegnata a Verona nella gara delle 12:30 di una domenica calcistica caratterizzata soprattutto dal duello scudetto tra Napoli e Juventus. I bianconeri ricevono il Sassuolo, la risposta del Napoli arriverà in serata a Benevento. È 1:06, noi ci fermiamo qui, l'informazione come sempre torna domani mattina alle 7, arrivederci e buonanotte.